Buongiorno Paola, come sai benissimo anche tu, non possiamo mettere un prezzo all'amore, tranne che a San Valentino. E difatti in questo giorno i piccioncini d'Italia si chiedono che cosa posso fare, cosa posso regalare, quanto posso spendere. Noi abbiamo fatto un'indagine sull'amore ai tempi della crisi economica e di idee. Vediamo. Lei per esempio uscirebbe con me per San Valentino? No. No, niente, c'è tanta crisi, tanta. Siamo dentro la bella cioccolateria della signora Silvi. Signora Silvi, quali sono le richieste che le arrivano a San Valentino? I cuori con le scritte. Ci faccia vedere la cosa che va per la maggiore. Questo qua. Quel cuore con le scritte, con le sorprese dentro, gioielli. Funziona come un uovo di Pasqua? Sì, esatto. Quanto costa questa confezione? 45 euro. Sono qui accanto a Rufus e Ulfgar, direttamente dall'antica Roma, sono due gladiatori. Una figura che con San Valentino tutto sommato non stona, visto che le donne cercano da un uomo protezione e forza. Voi che San Valentino passerete? I miei servizi sono stati richiesti da una ricca matrona romana che si allieterà della mia compagnia in quella notte. E lei? Io combatterò invece in una villa romana in onore di una ricca donna romana che ha chiesto il mio combattimento. Un classico di San Valentino, il Fugone d'Amore, e Marco qui accanto a me è un esperto visto che ha un'agenzia di viaggi che è anche cioccolateria, un connubio perfetto soprattutto a San Valentino. Marco, per San Valentino, dove possiamo scappare? 4 giorni, 3 notti in un centro benessere che è sicuramente il pacchetto più gettonato del periodo. E prezzi naturalmente accessibili con pacchetti che prevedono anche dei massaggi e dei trattamenti di coppia, 300-350 persone. E se invece volessi andare all'estero? Per quanto riguarda l'estero, sicuramente Parigi, che è la città per eccellenza. E quanto mi costa? Diciamo intorno ai 500-600 euro a persona, 5 giorni, 4 notti. Quando le coppiette vengono qua e decidono dove andare per la loro fuga d'amore, chi è che paga? Paga lui e naturalmente decide lei. Ah, ecco. Quindi lei poi alla fine decide di andare a Parigi. Lei decide di andare a Parigi e lui paga. E viva l'amore. Allora siamo qui in compagnia di Valentina e Agostino. Cosa farete per San Valentino? Voi che siete due piccioncini. Assolutamente niente. Niente, bravi, così risparmiate, c'è la crisi. Bravi. Se volete fare bella figura col vostro partner, un grande classico è invitarlo a cena e prenderlo per la gola. Ed è quello che ci aiuta a fare Davide, chef e proprietario del Bisque. Qual è il filo conduttore della serata? Allora, il filo conduttore della serata è il colore rosa. E noi proponiamo come primo un risotto mantecato alle rose, un filetto di pesce San Pietro al pepe rosa. E la botta d'afrodisiaco qual è? È la botta di afrodisiaco, sono sicuramente i crudi, partendo dalle ostriche, da scampi, gamberi. La cena viene a costare 40 euro, escluso le bevande. Diciamo che sono prezzi accessibili per tutti questi, sì, qua, visto? Molto competitivi. Molto competitivi, anche perché sono in tempi di crisi, ma in tempi di crisi chi paga alla fine il conto? È lui, chiaramente. Lui, sempre? Ma lei non fa il gesto nemmeno di dire, vabbè dai, pago io, offro io. No, è sempre l'uomo. Lui. Donatella e Paolo, cosa fate per San Valentino? Io a Roma e lui a Milano. E io a Milano. E come mai? Perché io vivo a Roma e lui vive a Milano. Quanto vi costa questo amore a distanza? Costa. Tanto. Ma San Valentino probabilmente il regalo che tutte le donne sognano di ricevere e che non osano dire è il gioiello. Diciamo la verità. Voi che cosa proponete, signor Mario, responsabile di questa gioielleria? Devo fare la dichiarazione della mia vita. Per Uopo abbiamo realizzato una serie di anelli con la fascia in oro giallo, rosa e diamanti, con la parola amore, tempestata di diamanti. Una tempesta di diamanti, che quanto ci costa questa tempesta? Questo è intorno ai 3.000 euro, prende un bel oggetto. Siamo qui in compagnia di Valentina, che a San Valentino che cosa farà? Niente. Perché non mi invidi a cena? Ha capito, e io su questo invito, cara Paola, ti do appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Una bella pizza a lume di candela? Sì, ma anche McDonald's. Va bene.